Alla fine siamo sempre lì, ognuno usa il proprio tempo libero come meglio vuole. Lui ha deciso in 40 anni di lasciare il segno, mentre io posso solo dirvi di non sprecarlo in cavolate. Buongiorno e bentornati in questo nuovo video a iscritti e non iscritti. Oggi continuo la mia caccia a itinerari insoliti e curiosi presenti sul territorio lombardo, raggiungendo Grosio, un piccolo comune della provincia di Sondrio collocato in Valtellina lungo la strada che porta a Bormio, distante in automobile 2 ore da Bergamo e 2 ore e 20 da Milano. Quello che andrò a visitare e mostrarvi oggi attira molti turisti ed è tanto insolito quanto curioso. Vi sto parlando del giardino roccioso del Gaudí di Grosio. Purtroppo non ci sono parcheggi disponibili vicino all'ingresso e bisogna fidarsi a quelli in zona. Qui in sovraimpressione, per esempio, ve ne sto mostrando 3, mentre ora mi sto avvicinando a piedi verso l'ingresso del giardino. Il giardino è frutto di più di 40 anni di lavoro nel tempo libero di Nicola Di Cesare, abruzzese di nascita ma oramai valtellinese d'adozione, che ha raccolto e riciclato tantissimi materiali ed oggetti, utilizzati prima per costruire le varie piccole opere architettoniche come scale, muretti, archi, e poi per decorare tutta l'intera parete di questo giardino verticale roccioso, rendendo ogni singola zona unica e personalizzata. Diventato famoso oltre paese con il nome di Gaudí di Grosio, Nicola dedica tutto il suo tempo libero a questa opera d'arte a cielo aperto, che assomiglia molto alla famosa casa Batlló a Barcellona, ma a me ricorda tanto anche la Crazy House a Dalat in Vietnam. Si tratta di una proprietà privata, quindi se trovate chiuso il cancello vi basterà suonare che il proprietario vi aprirà e vi farà accedere, oltre a rendersi anche disponibile per fare due chiacchiere. Mi raccomando di avere e portare massimo rispetto, perché siamo sì ospiti, ma pur sempre in una proprietà privata. Sono tornato alla macchina, giro concluso come sempre. Si tratta di un posto veramente molto particolare ed unico. Penso di averci passato almeno più di 2 ore. Sono anche riuscito a far volare il drone chiedendo il permesso al proprietario, al signor Nicola, perché giustamente si tratta sempre di una proprietà privata. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!